sono sempre il Tolasmo88 e benvenuti a un appuntamento con Vic Series, l'angolo del movie blog dedicato alle serie TV. Sigla! Allora, oggi voglio parlare di una serie che in tantissimi negli ultimi giorni mi avete chiesto di recensire. Posso capire come mai. Si tratta di una serie originale Netflix, l'ennesima di altissima qualità. Ormai sembra che Netflix non sia in grado di produrre serie che non siano strepitose. L'unico neo è stato finora Marseille, che era il primo esperimento di produzione europea di Netflix. Una serie che lascia quel tempo che trova. Spero che riescano a fare qualcosa di buono per quanto riguarda la serie ispirata Suburra, il film di Stefano Sollima, uscito qualche mese fa e già disponibile su Netflix, sempre diretta dallo stesso regista. Chissà, comunque sia, come accade sempre per quanto riguarda gli original di Netflix, la prima stagione di questa serie è stata caricata completa sulla piattaforma lo scorso 15 luglio e conta 8 episodi della durata di circa 50 minuti l'uno, quindi se avete il tempo da investire adesso che estate potete guardare la prima stagione nel giro di un giorno. Io avrei voluto maratonarla, però purtroppo avevo un po' di cose da fare anche per lavoro e quindi me la sono goduta, l'ho sorseggiata come se fosse una tazza di tè quando sei in un cottage in inverno e fuori c'è la bufera, nel giro di una settimana. Sto parlando di Stranger Things. Allora, avevo abbastanza hype per questa serie, anche se mi ero forzato per abbassarlo. Mi spiego meglio. I creatori di Stranger Things, i fratelli Duffer, registi di un film che si chiama Hidden, molto carino, passato in sordina, comunque prima di questo Stranger Things erano abbastanza sconosciuti, hanno parlato del progetto lo scorso anno e cito le loro parole, definendolo come una lettera d'amore nei confronti della cinematografia anni 80, con particolare attenzione verso pellicole come E.T. e i Goonies. In realtà ci sono anche riferimenti a Incontri ravvicinati del terzo tipo di Steven Spielberg, che però è del 77, ma ha molti punti in comune con i film sopracitati, perché comunque c'è il bambino, c'è il paranormale. Fondamentalmente Stranger Things è una citazione a tutti quei film anni 80 che avevano come protagonisti dei bambini che dovevano fronteggiare qualcosa di ignoto, che poteva essere un mostro oppure una presenza paranormale. Insomma, io quando ho saputo che avrebbero realizzato una serie del genere ho avuto un mancamento in senso positivo, però ho voluto, come ho detto, abbassare leggermente le aspettative perché c'è stata un'altra persona che aveva voluto fare qualcosa del genere ma al cinema, ed è J.J. Abrams con il suo Super 8. Quando uscì qualche anno fa io feci una recensione abbastanza positiva, ma lasciai intendere che il film non mi aveva entusiasmato al 100%. Non era stato il film magico che mi aveva fatto ritornare bambino che avrei sperato, perché Abrams aveva messo in gioco delle citazioni un po' troppo esagerate e che non è che mandassero avanti la storia, ma volevano semplicemente farti dire: oh mio Dio, è una citazione a quel film che amo tanto, e quindi la cosa non mi aveva esattamente entusiasmato e il suo obiettivo era riuscito solo a metà. Invece ho potuto constatare con grandissimo piacere che Stranger Things riesce a colmare il suo obiettivo al 120%, e non credevo che sarebbe stato possibile, anche perché stiamo parlando di una serie TV. Non era facile riuscire a far reggere un'intera stagione con tutte quelle citazioni e quei riferimenti, ma portando avanti una storia che fosse effettivamente interessante. Eppure ci sono riusciti, porca di quella puttana. E le citazioni che sono presenti in Stranger Things, a mio modesto parere, sono veramente belle. Ci sono dei momenti in cui si capisce chiaramente che cosa stanno citando, ma servono a portare avanti la storia, non sono fine se stesse. Non stiamo parlando di fanservice becero, no, anzi stiamo parlando realmente di un atto d'amore verso quel tipo di cinematografia che evidentemente i fratelli Duffer hanno sempre amato. Allora, ci saranno spoiler in questa recensione perché voglio parlare nello specifico di alcuni aspetti della serie, per cui se non l'avete ancora finita di vedere la prima stagione, evitate cortesemente di continuare con la visione di questo video. È un consiglio che vi do perché sarebbe un peccato rovinarsi un prodotto così ben fatto. Allora, quando ho finito di vedere Stranger Things,
ho subito commentato su Facebook dicendo che era dai tempi di Breaking Bad che non trovavo una serie che mi prendesse così tanto, e alcuni hanno detto sì vabbè dai, lo dici solo perché era appena finita ed è entusiasmo al momento. Ora l'ho terminata da circa 2 settimane, eppure ancora la penso allo stesso modo. Non sto paragonando Stranger Things a Breaking Bad perché sono due generi completamente diversi, ma come serie TV mi hanno dato le stesse emozioni. L'unica differenza è che Breaking Bad è una serie che conta 5 stagioni, quindi me la sono vissuta nel corso degli anni. Stranger Things invece è solo alla prima stagione, e questo credo che sia significativo. Il fatto che una serie che conta solo 8 puntate mi abbia dato le stesse emozioni di una serie che invece ne conta molto di più. Questo perché i Duffer sono riusciti a raccontare una storia che mi ha preso fin dal primo momento. Allora, io ho sempre amato film come i Goonies, come E.T., però sono rimasto stupito nel vedere che c'erano riferimenti anche ad altri prodotti e non solo cinematografici. Ad esempio, si sprecano le citazioni e riferimenti a It di Stephen King, e non mi riferisco al film TV in due parti uscito negli anni 90, quello che ha causato la coulrofobia, ovvero la paura dei clown, in milioni di bambini. Ancora oggi, se vedo una foto del Pennywise di Tim Curry, il culo mi si stringe un po'. Certo, visto adesso quel film in due parti è una minchiata allucinante, bisogna contestualizzarlo nell'epoca in cui uscì, e sono contento che stiano realizzando una versione cinematografica che di fatto non è un remake di quello, ma la prima vera versione cinematografica. Chissà che cosa ne uscirà. Mi spiace che Kerry George Fukunaga abbia abbandonato quel progetto, però vedremo. E io mi riferisco proprio al romanzo. Ci sono citazioni al romanzo che sono incredibili, e anche moltissimi riferimenti al Nightmare on Elm Street di Wes Craven. Non a caso una delle protagoniste femminili, ovvero la sorella di Mike, si chiama Nancy, e il suo ragazzo Steve fondamentalmente è un calco a livello visivo del Greg Lenz, ragazzo di Nancy in quel film, interpretato da un giovanissimo Johnny Depp. Voglio dire, è proprio palese. Ma anche le scene in cui c'è il Demogorgone che sta uscendo dal muro ricorda tantissimo Nightmare, quando c'è Freddy Krueger che sta uscendo dalla parete sopra il letto, oppure anche Videodrome di Cronenberg. Insomma, si parla di una serie che innanzitutto ha una regia che è pazzesca, e una serie TV credo che sia molto importante, perché ormai i prodotti televisivi seriali stanno diventando sempre più simili ai film dal punto di vista tecnico, dal punto di vista della narrazione. Ormai abbiamo capito che negli ultimi anni c'è stata una vera e propria rivoluzione per quanto riguarda questo ambito, e paradossalmente la gente inizia a seguire di più le serie TV piuttosto che i film. È una cosa strana, però effettivamente è così. Poi con Netflix, perché con Netflix puoi guardare sì un sacco di film, però è molto forte per quanto riguarda la produzione di serie TV, e comunque non è che trovate solo quel prodotto Netflix, ne trovate veramente un sacco. Il catalogo si sta riempiendo un poco. Ma dicevo, la regia è interessante perché molti episodi sono diretti dai Duffer Brothers stessi, ai fratelli Duffer. Alcuni invece da Sean Levy, regista che comunque è abbastanza capace, diciamo, che se non sbaglio figura anche tra i produttori. Comunque sia, io l'ho apprezzato veramente tanto, anche certi movimenti di macchina, il fatto che ci sia una certa fissità dell'inquadratura che però non dà fastidio. I movimenti di macchina li utilizzano i fratelli Duffer solo quando è strettamente necessario. Non definirei Stranger Things una serie particolarmente dinamica dal punto di vista delle inquadrature, anzi ricalca molto i film anni 80 anche da quel punto di vista, e la fotografia, questa fotografia con i colori molto pastello che diventano all'improvviso cupi inquietanti. Molti mi hanno chiesto a questo proposito se faccia paura, perché dai trailer sembra effettivamente una serie horror. Ora, non è una serie propriamente horror, ma ha delle atmosfere che si avvicinano all'horror, sicuramente molto creepy ed inquietante, soprattutto per via della presenza di questo mostro che viene per appunto chiamato Demogorgone. Mi piace molto il fatto che, siccome si tratta di qualcosa di intelligibile, perché comunque è un qualcosa che nessuno conosce, no? Questo mostro che viene da questa dimensione, il sottosopra, che è identica alla nostra, ma corrotta, con ragnatele, una sostanza simile a cenere che piove di continuo, insomma, è come se fosse il nostro mondo ma morto. E per l'appunto mi piace che i bambini non possono capire cosa sta succedendo. Allora la ragazzina che scappa dal laboratorio 11, vede che loro stanno giocando a Dungeons & Dragons, prende la plancia, la ribalta e dice:
è qui perché sta parlando del ragazzino che è scomparso, Will Byers, lui è qui. E allora dicono, ma chi è che lo sta inseguendo? Prende il Demogorgone, lo mette su e fa lui. E allora il mostro, che non ha un nome, viene chiamato dai ragazzi il Demogorgone. E anche io lo chiamerò il Demogorgone. Ora, ho notato che questa serie sembra essere leggermente comunabile anche a Twin Peaks. Nel senso che si parla di una piccola cittadina in cui scompare una persona, questo Will Byers, un ragazzino adorato da tutti, bravo, che non ha mai dato problemi, che scompare all'improvviso. E però appunto conosciamo i vari personaggi con i loro vizi, i loro difetti, dà un po' quel senso. E poi c'è anche la questione paranormale, quindi devo dire che i Duff hanno citato anche quello, il capolavoro di David Lynch. E tra le altre cose hanno messo in gioco anche una star del calibro di Winona Ryder, che negli anni 80 e 90 spopolava, adesso un po' che non la si vede in produzioni particolarmente importanti come protagonista, e io sono stato molto contento di vederla qui perché è stata semplicemente strepitosa, così come sono stato contento di vedere al suo fianco David Harbour, che è un attore che ha attivo molti film, non particolarmente famoso, lo vedremo anche in Suicide Squad, ma non ho capito bene in che ruolo, e lui che interpreta lo sceriffo. Tra l'altro è bello vedere come abbiano cercato di renderlo il più possibile simile al Jack Nicholson di Shining, sembra proprio Jack Torrance, già lui un pochino ha quella somiglianza, l'hanno acuita, l'hanno proprio aumentata, e fondamentalmente a me lo sceriffo è il personaggio che è piaciuto di più, Hopper si chiama. Ma perché? Perché nella prima puntata noi lo vediamo arrivare in ufficio che sembra essere un ubriacone, scansafatiche, il classico stereotipo dello sceriffo che non ha voglia di fare niente, l'imbecille che ostacola paradossalmente le indagini. Poi però cosa succede? Viene notificata la scomparsa di Will Byers, allora lui inizia a cercare, trova la bicicletta, va a casa di Will Byers. E noi sappiamo cosa è successo, perché all'inizio vediamo Will che in bicicletta, al buio tra l'altro, sta tornando a casa, c'è qualcosa che lo sta seguendo, allora lui che cosa fa? Scappa in casa, quel qualcosa lo segue fino nel capanno, e vediamo lì che la luce, la lampadina, si accende in maniera esagerata, e Will Byers è scomparso. Lo sceriffo trova la bicicletta, va a casa di Will, e subito vede, nota che lui deve aver sbattuto la porta molto forte e la maniglia ha creato un segno nel muro. Allora lui cosa fa? Nel giro di 10 secondi capisce dove è andato Will, va nel capanno e lì si ferma, perché non potrebbe mai immaginare che il ragazzino sia stato rapito da una creatura interdimensionale. Però ha capito che lui era arrivato lì. Allora gli ho detto, ma porca puttana. Cioè nel giro di 15 secondi ti ribaltano completamente l'idea che ti hai fatto del personaggio. E se una serie riesce a fare questo, ha già la mia attenzione, cioè siamo alla prima puntata. Cioè è stato qualcosa di, vi giuro, incredibile, cioè proprio una caratterizzazione superficiale cancellata con un colpo di spugna narrativo così. E io lì mi devo solo inchinare, perché veramente mi è piaciuto. Poi Hopper è un personaggio straordinario, capiamo per appunto che ha perso la figlia, ma non capiamo bene come. E quando alla fine stanno andando a cercare lui e il personaggio Winona Ryder nel sottosopra Will Byers, abbiamo questi flashback di lui che per appunto si è visto morire la figlia fondamentalmente tra le braccia a causa del cancro, e con quei pochissimi flashback mirati, ecco che ti ha costruito in un secondo un personaggio mirabile, seriamente, che già ti aveva costruito nel corso delle altre puntate, perché lui è un po' il badass della situazione. E io ho adorato il fatto che abbiano voluto inserire la questione dell'esperimento. Questa cosa mi è piaciuta morire, perché Millie Bobby Brown, che interpreta 11, questa ragazzina che scappa dal laboratorio nella prima puntata, è stata veramente brava. Con pochissime parole, perché il personaggio non parla molto al momento che non è stato abituato al dialogo, riesce a esprimere tantissimo, e ha questo sguardo sempre perso nel vuoto, ma intensissimo. È proprio un modello di personaggio femminile strepitoso, io l'ho veramente adorata. E oltretutto i Duffer hanno detto, tanto a lei quanto a Finn Wolfhard, che interpreta Mike, il bambino protagonista, di cercare di costruire il rapporto tra i due personaggi ricalcando quello che vediamo nel film E.T. tra l'extraterrestre ed Elliot. Effettivamente ci sono molte analogie, il fatto che lui le debba insegnare le cose nonostante lei sia un essere umano, il fatto che quando la devono portare in giro la vestono da ragazza con abiti femminili, perché lei è sul camice dell'ospedale, laboratorio, e mette la parrucca bionda perché è rasata a zero. Questa cosa è bella perché proprio richiama E.T. E tra l'altro, informandomi, ho scoperto che inizialmente tanto la bambina quanto i genitori non avrebbero voluto
che il personaggio fosse rasato, perché effettivamente per una bambina così piccola, mi pare abbia tipo 11-12 anni, rasarsi a zero non è semplice, i bambini sono crudeli, rischi di venire pesantemente preso in giro. Allora, da quello che si è capito, magari poi sono una leggenda, chi lo sa, i fratelli Duffer hanno mostrato ai genitori della bambina questa foto di Charlize Theron nei panni di Furiosa di Mad Max, facendo notare quanto fosse bella e carismatica anche senza seguire il modello societario per cui una donna per essere bella deve avere i capelli lunghi. E allora li hanno accontentati e 11 ha effettivamente i capelli rasati. Questo secondo me è una cosa positiva, perché la serie l'hanno vista anche un sacco di bambini e bambine, e qui si crea un nuovo modello di personaggio femminile. Il personaggio femminile bambino che riesce a essere bello e carismatico anche senza i capelli lunghi. E questa secondo me è una cosa molto bella, è uno sdoganamento di certi canoni della società abbastanza assurdi. Quindi io sono veramente d'accordo con quello che hanno fatto i Duffer con questo personaggio. Ma va detto che i fratelli Duffer hanno fatto un lavoro straordinario con tutti i personaggi di Stranger Things, e ho notato che alcuni si sono lamentati del fatto che la storia non fosse particolarmente originale, che già a metà stagione si capisse dove stava andando a parare. Però anche parlando con il mio amico Giacomo Benzo di Apocalypse, ci siamo resi conto che non è tanto il cosa succede essere importante, ma come i personaggi vengono a scoprirlo. Cioè, anche se io ho capito che cosa succederà verso la fine, a me interessa vedere qual è la reazione di Steve, di Mike, di 11, di Dustin e di tutti i personaggi che vanno a comporre questo fantastico mosaico che è Stranger Things. Io considero questa serie un vero capolavoro. Non è perfetta perché qualche sbavaturina ce l'ha, ma è veramente poca roba. Sinceramente io l'ho adorata, ma la cosa che ho sentito criticare maggiormente è stato il finale. Ora, io non so che cosa si aspettasse la gente, ma è un finale adatto per un prodotto come questo. Cita anche quello, i film anni 80 di quel tipo, perché comunque non è un finale gioioso. Anzi, io sinceramente sono rimasto molto molto male nel vedere che Eleven, per distruggere il Demogorgone, si sacrifica fondamentalmente. E anche se i ragazzini hanno trovato Will Byers, che è stato recuperato da sottosopra dallo sceriffo e da sua madre, lo stesso le cose non vanno neanche bene, perché vediamo Mike che anche se sta giocando con i suoi amici, alla fine guarda la tana che si era fatta 11 quando abitava a casa sua e risulta triste perché è stato il suo primo amore. È bellissimo anche il cliché utilizzato perfettamente qui di lui che dà il suo primo bacio a 11 lasciando la sorpresa e se la vede morire e disintegrarsi 10 minuti dopo. È una cosa che ho trovato molto amara e per questo bellissimo. Pure il fatto che Will Byers sia stato trovato in sottosopra con questa specie di serpente infilato in gola, come se il Demogorgone avesse deposto un uovo, una citazione da Alien, devo dire. E lui è lì a cena a Natale con il fratello Jonathan e la madre, va in bagno e lo vediamo sputare questa sostanza nera in cui c'è questa cosa che si muove, e per un secondo lui entra nel suo bagno del sottosopra, cioè per un secondo lui ha una visione del sottosopra, come a far capire che probabilmente sta mutando in una di quelle creature. Questa è l'interpretazione che ho dato io, per cui io l'ho trovato un finale calzante. Secondo me è un finale che è giusto per una serie di questo tipo, e io ho apprezzato tantissimo il rapporto di amicizia che viene mostrato tra i ragazzi. Allora, Will Byers è un personaggio centrale dal punto di vista narrativo, ma marginale per quanto riguarda la presenza, perché di fatto lo vediamo solo in alcune puntate che chiama la madre da sottosopra spaventato, però comunque lui è l'oggetto della ricerca, quindi non è presente fisicamente più di tanto. I protagonisti veri e propri per quanto riguarda i bambini sono Mike, Dustin e Lucas. Mike mi è piaciuto tantissimo perché è un personaggio fantastico, no? Altruista, gentile, però il mio mito è Dustin. Dustin che ha i denti non ancora formati, quindi parla sibilando, è cicciottello, quindi è quello che viene un po' preso in giro dagli amici, però alla fine è lui la voce della verità, è lui la voce della coscienza, è quello che mette una pezza a tutto. Nonostante Lucas e Mike sembrano essere quelli più svegli, capetti della situazione, alla fine il più sensato, il più assennato
è proprio Dustin, è quello che fa capire a Lucas e a Mike che hanno litigato in maniera stupida per una ragazza, perché di fatto Lucas era geloso del fatto che Mike avesse un sentimento per 11 che era un po' suonata e lui non si fidava, allora si menano per questo. E tra altre cose Dustin è una citazione gigantesca a Chunk dei Goonies, cioè è lui fatto e finito, il personaggio simpatico, quello che vorresti abbracciare, è una cosa che io sinceramente ho apprezzato grandemente. E tra l'altro mi è piaciuto molto anche il personaggio di Steve, il ragazzo di Nancy, perché sembra un burro stupido idiota, ma in realtà non lo è affatto, e si contrappone al personaggio di Jonathan, che è il fratello di Will Byers, il figlio del personaggio di Winona Ryder. Quello che ho apprezzato innanzitutto è il fatto che abbiano preso un attore che è praticamente il sosia di Kevin Bacon quando faceva Venerdì 13, Footloose, Tremors, proprio il giovane Kevin Bacon, è identico, lo hanno preso apposta per quello, ne sono sicuro, perché comunque anche lì tu speri fino alla fine che Jonathan e Nancy finiscono assieme, perché la ricerca del Demogorgone, perché ha preso a Nancy la sua amica Barbara e a lui il fratellino, li unisce, però il punto è che alla fine lei va a finire con Steve ed è convinta di voler stare con Steve. Quindi capite, anche qui non è poi particolarmente scontato, non c'è un vero lieto fine, è un finale normale, un finale... Cioè, capito? C'è quell'amarezza, l'amarezza tipica della vita. Lo so che sembra una frase da Bacio Perugina, però di fatto è così. Cioè, capito? È un finale realistico perché non va tutta tra la luce e vino. È bella questa cosa, mi piace, no? È una cosa tipica degli horror per ragazzi, no? Pensate agli Piccoli Brividi, ad esempio. Il finale che ti lascia sempre un attimino interdetto. Quindi io l'ho apprezzata come cosa. Devo dire che non mi aspettavo la presenza di un certo attore. Allora, il cattivo della situazione tecnicamente dovrebbe essere il Demogorgone, ma il Demogorgone, come viene rimarcato a più riprese, è una bestia, è un mostro, non è né buono né cattivo, è come dire un leone può essere docile, ma se il leone è affamato e ti trova davanti, te magna. Ma non lo fa per cattiveria, è il suo istinto. La stessa cosa fa il Demogorgone. Prende le persone, le porta nel suo mondo come prede, per distruggere, per uccidere. Poi viene fatto intendere che potrebbe essercene più di uno. Non si capisce se è sempre lo stesso. A me sembra di sì, a me sembra sempre lo stesso. Però ti fa capire che non ce n'è uno solo. Quindi la cosa che mi è piaciuta è che ci sia però un vero cattivo, cioè un essere umano senziente che è il capo del progetto, ovvero questo professore malvagio, che è quello che tiene imprigionata 11, si chiama 11 la ragazzina perché è sempre stata riferita come 11, come 11, che è il numero del progetto che stanno eseguendo, quindi è il numero, la cavia numero 11. E fondamentalmente il cattivo è proprio interpretato da Matthew Modine. Matthew Modine è il soldato Joker di Full Metal Jacket, e poi recentemente abbiamo visto perché era il capitano che rompeva le palle a Gordon nel Cavaliere Oscuro Ritorno, quello che poi si barda tutto con la divisa da parata e fa la fine dello stronzo. Insomma, un attore straordinario che qui secondo me è stato bravissimo. Un personaggio non particolarmente sfaccettato, nel senso che lo troviamo in un modo e lo vediamo finire nello stesso modo, nel senso che non cambia mai, non sappiamo niente di lui, sappiamo solo che è un uomo senza scrupoli che pur di poter portare avanti il suo progetto farebbe morire l'intero pianeta, cioè non gliene frega veramente nulla. E il rapporto tra le 11 è interessante perché lui non è suo padre, ma lo chiama papà, perché è l'unica figura maschile di riferimento che abbia mai avuto nella sua vita, ed è una figura maschile di riferimento crudele. E sinceramente io ho apprezzato da morire una scena in particolare. Allora, quindi qua per farvi capire la forza narrativa delle immagini, noi vediamo che nel laboratorio c'è la porta per entrare nel sottosopra. Peraltro il sottosopra è una citazione enorme alla dimensione parallela di Silent Hill, perché tanto nel gioco quanto nel film, se voi vedete soprattutto nel film, loro si muovono in questo mondo che è identico al nostro, ma con questa cenere che cade, oscuro, buio. È una citazione enorme. Quindi se mi venissero a dire Duff, no, non è sopra nulla, è una cosa che siamo andati noi, dico sì, va bene, ok, raccontate un altro. Non può non essere una citazione, ragazzi. Cioè, perché non è una citazione, è proprio lo stesso concetto, è la stessa identica cosa realizzata nello stesso modo. Quindi devo dire che
è inconfondibile. Quindi c'è la porta per il sotto, il portale per il sottosopra, e vediamo che sul muro c'è questa crepa gigante, no? Quindi questo, questa stanza dove c'è questo portale, fondamentalmente si capisce che è stata creata in un modo particolare, in un modo strano. La cosa che io ho adorato è proprio che in, cioè uno dei colpi di scena che mi sono piaciuti di più non è stato tanto il vedere alla fine loro che vanno a prendere Will Byers, o Will Byers che sembra starsi trasformando in una di quei cose, no, è stato il fatto che da quello che ti viene raccontato all'inizio sembra quasi che il Demogorgone sia un esperimento del laboratorio. In realtà il Demogorgone è stato un effetto collaterale. 11 è nata con poteri telepatici, ok? Lei veniva usata per origliare, spiare le conversazioni del nemico. Siamo in piena, guerra fredda. Cosa succede? Che è talmente potente che non solo è in grado di captare conversazioni che stanno effettuando persone dall'altro capo del mondo, ma addirittura ha captato presenze provenienti da un'altra dimensione. Quindi lei ha richiamato, su richiesta del professore, questo mostro. E quando succede il momento in cui lei lo evoca, io sono rimasto allibito, perché vedi che lei in questa stanza laboratorio, linda, pulita, candida, all'improvviso vedi che tutto inizia a crollare, si apre questa crepa sulla parete, e tu capisci che è la stanza dove c'è il portale, perché è diventata così perché 11 ha richiamato in maniera troppo potente il Demogorgone, tanto da fondere il suo mondo con il nostro. Io quando ho visto questa cosa ho detto minchia. E la cosa bella è che questa cosa non ti viene spiegata, cioè ti mostrano questi brevi flashback e tu devi capire. Cioè io ho sentito gente che dice ma non ho capito cosa è successo, ma non ho capito, ma il Demogorgone perché è arrivato lì? Non ti viene spiegato, ti viene mostrato e poi sei tu a dover trarre le conclusioni. Niente spiegoni, niente cose del genere. Io questa cosa l'ho apprezzata grandemente. Se però dovevo trovare dei difettucci, sono d'accordo con una cosa che ha scritto il rinoceronte di Orgoglio Nerd sulla sua pagina Facebook. Lui ha scritto che avrebbe preferito innanzitutto che il Demogorgone fosse stato realizzato tramite effetto speciale, non effetto visivo, non con la computer grafica, perché se uno vuole citare la cinematografia degli anni 80, allora bisogna rimanere coerenti, vero? Però credo che certe cose non le avrebbero potute fare con il budget destinato alla serie TV. Cioè, in un film di Steven Spielberg possono utilizzare animatronics che costano i milioni, ma chi se ne frega, è Spielberg. I Duffer Brothers non avevano sicuramente il budget che aveva un ET o chissà che cosa, quindi paragonato, tenendo conto l'inflazione e tutto quanto. Per cui secondo me la soluzione della CGI era l'unica plausibile, per quanto anche io avrei voluto vedere un Demogorgone realizzato tramite effetto speciale. E poi che il bullo che rompe i coglioni ai ragazzi, l'altro bambino, è un po' poco incisivo. Su quello sono perfettamente d'accordo, ma sapete perché? Perché avrei preferito un bullo in stile asso. Alcuni hanno suggerito una specie di calco di Harry Mowers. Io avrei preferito proprio un ragazzo più grande che rompeva loro i coglioni, perché il bambino della loro età che li minaccia in quel modo è credibile fino a un certo punto, capito? Io capisco che loro sono un po' emissivi e quant'altro, ma a una certa ti metti in cerchio, ti tiri un cazzotto in faccia e ci senti ciccio, vai. Cioè, capito? La violenza non bisogna mai usarla, ma se uno arriva lì e ti vuole buttare giù dalla cava, allora dici, ah, senti, facciamo una bella cosa, adesso te ne vai un po' a fare in culo. Capito? Quindi, se invece fosse stato più grande, sarebbe stato decisamente più credibile, capito? Hai più remore, ed è anche più difficile contrastare un bullo più grosso, più grande di te. Allora, qui io sto parlando tutto dal punto di vista narrativo, quindi avrei preferito magari un minimo di... non lo so, di consapevolezza in più in questa cosa, però per il resto i personaggi sono stati creati molto bene. Ad esempio il personaggio di Winona Ryder ti permette di empatizzare molto con lei, perché si comporta da pazza, però lei sa di starsi comportando da pazza. Lei dice, io lo so che sembro pazza, lo so perfettamente cosa sembra da fuori, però provate a mettermi nei panni, io so cosa ho visto, sono sicura al 100% di non aver visto qualcosa che non c'era. E c'è la sua ossessione verso le lampadine luci, ricalca l'ossessione per la tecnologia che c'era in Incontri avvicinati del terzo tipo, ed è bellissimo il momento in cui lei crea questo sistema di comunicazione dipingendo sulla parete delle lettere con tutte le luci di Natale che si attorcigliano, ciascuna puntata su una lettera, in modo che Will, che pare comunicare attraverso la corrente elettrica, possa
dirle che cosa fare. Quando lei chiede che cosa devo fare, che cosa devo fare, Will, ti prego aiutami, e viene fuori la scritta run, io ho detto, mio Dio, vedi il Demogorgone che esce fuori lì, e lì quella è una scena secondo me visivamente potentissima, seriamente qualcosa di esagerato. E mi è piaciuto tantissimo il fatto che ci sia la doppia minaccia di cui parlavo prima, perché il Demogorgone è minaccioso, però a un certo punto sono minacciosi anche quelli del laboratorio. Oltretutto la citazione IT quando arrivano tutti con le tute, i furgoncini, è fantastica. E una cosa che però non mi sarei aspettato quando ho iniziato a guardare Stranger Things è proprio il fatto che fosse una serie corale, perché di fatto è questo. Pensavo che al centro di tutto ci sarebbero stati i bambini, così era la prima puntata, ma poi ti accorgi che il personaggio di Winona Ryder non è solo un cameo, ma è centrale. Il personaggio dello sceriffo inizia a indagare su alcune cose, per cui a un certo punto inizia a diventare molto importante. E diventa importantissimo anche Jonathan e Nancy. Insomma, ognuno di questi personaggi ha il suo modo per affrontare la cosa. Si creano dei gruppi d'azione che vanno ad affrontare la stessa minaccia. L'Opera e Winona Ryder, Nancy e Jonathan, i ragazzi e 11. Ovvio che poi i bambini e 11 hanno una priorità e sono i veri e propri protagonisti. Però non mi aspettavo una coralità così ben fatta, soprattutto perché di fatto di quello stiamo parlando. Oltretutto, in tanti mi hanno chiesto che cosa ne pensi io della sorte di 11 sul finale, perché è vero che la vediamo disintegrarsi, ma è anche vero che vediamo lo sceriffo che subito dopo viene prelevato da dei tizi del governo, e che alla fine lo vediamo mettere in questa cassetta in mezzo alla neve nel bosco del cibo, come a far capire che lui sa che 11 potrebbe essere ancora nei paraggi, potrebbe essere che 11 si fosse disgregata e abbia intrappolato il Demogorgone nella sua dimensione, mettendosi anche lei, quindi può essere che lei sia ancora viva e che lo sceriffo stia aspettando un momento o l'altro il suo ritorno. Ora, in tanti si stanno chiedendo se ci sarà una seconda stagione, pare sia stata confermata di recente, però i fratelli Duffer sono stati molto chiari su un punto. Stranger Things è una serie, però fondamentalmente è più un film a puntate, no, 8 episodi da 50 minuti l'uno, è un film di 8 ore. A me sarebbe piaciuto che saltasse fuori che Stranger Things fosse una serie antologica, ovvero come American Horror Story, quindi ogni stagione collegata da una tematica riferita a un certo genere, ma con sempre storie diverse, quindi per sessi magari attori, ma personaggi differenti, perché secondo me continuarla non avrebbe un granché senso, devo essere sincero. Allora i Duffer Brothers hanno detto: se mai faremo, questo prima che fosse confermata, se mai faremo una nuova stagione di Stranger Things, non vedetela come il proseguimento diretto, come la seconda stagione, guardate come se stesse uscendo il sequel del film, che non è proprio la stessa cosa, capito? Perché effettivamente la prima stagione può anche tranquillamente essere autoconclusiva, senza contare che esiste una cosmologia, a quello che ha detto Duffer, sul sottosopra, cioè proprio esiste una sorta di mitologia di quel mondo, quindi avrei preferito un'altra stagione in cui ci fossero altri personaggi che dovessero fronteggiarsi con il sottosopra in maniera diversa. Capito? Avrei preferito se mi avessero detto non tireremo più fuori gli stessi personaggi. Preferirei, sinceramente. Vedremo che cosa faranno, però francamente mi piacerebbe di più così. Per quanto io abbia amato Mike, 11, Dustin, Lucas, Nancy, Steve, Opera, che prima appena metta, è talmente bella come serie che per me questa prima stagione dovrebbe essere così. Ok? Io sono sicuro che sarebbe in grado di tirare fuori qualcosa di interessante. Piuttosto crea un'altra storia e magari inserisci un paio di personaggi tipo Firehopper che viene chiamato per, non so, qualcosa del genere, ma non mi andare a proprio a proseguire, perché secondo me, insomma, io non voglio sapere se Will Byers si sta trasformando effettivamente in uno dei Demogorgoni, oppure se 11 tornerà. È bello così, è affascinante così. Non so se siete d'accordo, fatemelo sapere in un commento qui sotto. Io sinceramente preferirei di gran lunga se l'approccio fosse quello. Poi so che loro sono bravi, che probabilmente potrebbero realizzare una seconda stagione incredibile, ma spero che non sminchino quella che è, secondo me, una delle migliori serie che abbia mai visto nella mia intera vita. E lo so che alcuni potrebbero continuare a trovare un'affermazione esagerata, ma analizziamo un attimo che cos'è Stranger Things. Una serie con una storia pazzesca, che viene raccontata dall'inizio alla fine con una coerenza incredibile, con personaggi che ti appassionano ogni puntata di più. Sfido chiunque a iniziare Stranger Things e a non avere voglia di finirla seduta stante. Arrivati agli ultimi tre episodi non riesci più a staccarti.
Poi ha una regia che è veramente fenomenale. Nei momenti in cui 11 viene costretta a subire certi esperimenti, la regia è qualcosa di incredibile, va nel dettaglio, ti mostra proprio il mondo in cui lei finisce in maniera angosciantissima, il sottosopra è realizzato in una maniera impeccabile. Poi ha delle musiche che sono fantastiche, tutte con il sintetizzatore, soprattutto la sigla che cita moltissimo per l'appunto certi film degli anni 80, quindi musiche incalzanti, anche musiche comunque costituite da brani non originali, quindi non scritti appositamente per la serie, ma che sono brani ad esempio dei The Clash, che sono contestualizzati in maniera perfetta, citazioni che assolutamente non sono invasive, anzi ad esempio il personaggino di Holly, questa bambina che è la sorella di Mike, non ha una particolare funzione, ma è fondamentalmente il personaggio di Drew Barrymore in E.T. E lei, è proprio lei fatta e finita, no? La bambina che a un certo punto sente la presenza di Will Byers, va in camera senza aver paura, perché tanto lei è una bambina e quindi non le comprende alcune cose, quindi questa cosa è fantastica. Insomma, è una serie che è veramente realizzata in maniera quasi perfetta. Poi che possa piacere o no è un altro discorso, però bisogna, come dico sempre, scindere quella che è l'opinione personale da quello che sono le cose oggettive. Cioè, se mi dici che questa serie è diretta male, ti dico, no, stai dicendo una cazzata, perché non è diretta male. Se mi viene a dire che i personaggi sono scritti senza un particolare respiro, ancora ti dico, no, non è vero, mi dispiace, ma ti sfido a trovarmi una serie che abbia personaggi scritti così bene. Ce ne sono, però, Breaking Bad, Lost, eccetera, però cosa ho appena nominato? Ho nominato i capisaldi della televisione contemporanea per quanto riguarda le serie TV. Cioè, capito? Ma secondo me i personaggi di cioè, Game of Thrones, ok? Sì, i personaggi sono belli, è quello che volete, ma i personaggi non li hanno creati Benioff & Weiss, li ha creati George Martin. Partono da una base già precostruita molto solida. Cazzo, 5 libri, voglio dire, la base c'era. Pensiamo invece a Stranger Things, sì, alla base di citazione di certi film anni 80 che hanno fatto la storia, che hanno cresciuto generazioni di bambini, siamo d'accordo, però ragazzi, questi sono personaggi originali, sono ispirati ma hanno una loro identità. E porca puttana, non è che si sono limitati a copiare, quindi non è una cosa semplice realizzare una serie da zero che abbia personaggi di questo tipo, cioè è una cosa pazzesca. Tra l'altro è una serie che può far battere il cuoricino a più di una generazione di spettatori, perché lo spettatore quarantenne si è vissuto in pieno quel periodo. Io ho 28 anni, però dovete sapere che gli anni 90, soprattutto la prima parte degli anni 90, è stata abbastanza strana. Perché? Perché fondamentalmente ancora ciò che aveva spopolato negli anni 80 era vivo, perché comunque io mi sono beccato E.T., Goonies, eccetera, anche se non li ho potuti vedere al cinema, in televisione, in cassette, mi hanno cresciuto, sono i film con cui io ho passato la mia infanzia, Goonies lo so a memoria, E.T. È un film che avrò visto miliardi di volte, ma anche di Stephen King, cioè il film su It, io comunque lo guardavo di nascosto, perché ovviamente da bambino non me lo facevano guardare manifestamente al momento che era effettivamente spaventoso, lo guardavo di sguincio, di nascosto. Insomma, si sta parlando di capolavori multigenerazionali, quindi Stranger Things prende un range di pubblico abbastanza ampio e lo fa con un'eleganza tutta sua, incredibile. Insomma, io davvero sfido chiunque a non farsi venire la cremuccia quando alla fine vedi Mike che si addolora per la perdita di 11, che lo guarda e dice addio Mike e si disintegra. Oltretutto è bellissima l'idea che 11 riesca a essere vista come una bambina nonostante la sua pericolosità, perché di fatto lei è una bambina spaventata, e mi piace tanto la cosa che lei per tutta la stagione, quando usa i suoi poteri, che sono potentissimi, non riesce a farlo senza farsi del male. Sanguina dalle orecchie, sanguina dal naso, cioè, capito? Ha un limite, no? È potente, ma non così potente, perché comunque è ancora giovane. Quindi non lo so, io ho trovato sinceramente questa serie per ora spettacolare. Poi alcuni mi hanno detto, ma scusami, ma non hai notato che ad esempio quando lo sceriffo squarta il corpo di Will all'obitorio e scopre che è un manichino, loro lo seppelliscono lo stesso nonostante sia un manichino? Sì, ma lì non credo sia un buco, perché credo che del funerale e della sepoltura se ne siano occupati sempre i governativi,
la polizia di Stato, quindi a nessuno è stato permesso di vedere il corpo di Will Byers dopo che lo sceriffo l'aveva squartato con il coltello per mostrare che era un manichino riempito di ovatta. Sono stati bravi in quello, quindi non lo vedo come un buco, per cui io di Ghost di alcuni direi ha dei buchi narrativi, io di sti buchi narrativi sinceramente non ne ho visti. Quindi Stranger Things per quanto mi riguarda è una serie da 9 e mezzo, ma è una cosa fantastica. Ecco, tutti mi parlano di Mr. Robot, mi è piaciuto Mr. Robot, come ho detto anche nella recensione, secondo me è leggermente sopravvalutato, nel senso che è bello ma non riesco a considerarlo il super capolavoro che dico tutti. Stranger Things invece sì, perché secondo me per quanto Mr. Robot sia fantastica come serie, Stranger Things ha quel qualcosa in più proprio da un punto di vista concettuale, non lo so. Certo, Mr. Robot è originale, è una serie proprio che parte da zero. Però non lo so, saranno le citazioni, sarà il fatto che comunque è proprio costruita nei minimi dettagli. Io Mr. Robot non riesco, ma è un po' deluso la risoluzione finale della prima stagione, però comunque è una serie fantastica, non sto dicendo che sia brutta. Però secondo me, ad esempio, questo Stranger Things è di gran lunga superiore a Mr. Robot. Quindi, questo è quello che pensavo di Stranger Things. Fatemi sapere voi nel commento qui sotto cosa ne pensate, se cosa ho detto, se non siete d'accordo, e se non siete d'accordo perché non siete d'accordo, così creiamo la solita area di discussione. Quindi io vi abbraccio, grazie mille per aver seguito fin qui, io aspetto troppo, noi ci vediamo al prossimo Movie Vlog.